Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi Cat Quest. Continuiamo la nostra saga, la nostra missione di livello 30 su Karaloft. Ok, prendiamo la missione. Ecco qua. Siete tornati, avevo proprio bisogno di voi. Ho scoperto cosa ci serve per decifrare le pagine. Ci occorre il codice del sangue di drago. Il loro codice probabilmente è impossibile da trovare ora. Ecco perché dovrete saccheggiare delle tombe. Coraggio, pensate al tesoro. Io vi aspetterò. Perfetto. Acigatto. Acigatto. Ok. Sarà meglio che per questo tesoro valga la pena fare tutti gli sforzi. Coraggio, ci sono un po' di tombe nelle vicinanze. Iniziamo da quelle. Sì, ma... questo è il livello 60. Sei sicuro che questa sia la caverna in cui vuoi entrare, amico? No. Sono a livello troppissime. Io andrei in quella più... questa... no, via! Questa. Ma ci hanno sderenato. Ci hanno fatto malissimo. Questo cos'è? Livello 25. Però non ho più vita. Permesso. Ok. Perfetto. C'è una caverna a livello 25. Io l'andrei a fare. Nel frattempo poi entrerei in quella lì. Livello 25. Rovine di K. È un po' come robe di K praticamente. Queste battute, Yota. Sei proprio un idiota. Quando mi congela... brutto. Via, ok. Aspetta, facciamo così perché questo qua rompe le scatole, vai. Vai, vai. Ok. Fuori uno. Poi c'è anche questo drago che dà fastidio... eh no, però devo stare qua. Li ho presi tutti i danni. Proprio... tutti, tutti, tutti. Vai, vai, Sderan, Sderan. Vai, apriamoci la spada. Con la nostra spada potente come cavallerizzo. Distruggitore dei tempi delle spade. Che cosa ho detto? Non lo so, ma mi ha detto... vabbè, dovevo per forza prenderlo. Ok. Ah, scusa, vero. Tu sei quello che deve fare così. Grazie. Dai, vieni, vieni, vieni. Sto facendo un po' di stupidaggini. Però è l'unico modo per... ah, questi adesso sono senza mana. Vai. Così. Ok. Via. Muori. Grande. Sì, ce lo togliamo un po' dalle scatole. Via. Senti, lo so che adesso fa il coso. E intanto mi curo. Via. Grande livello 30. Signori, i livelli proprio... che li stiamo mangiando. Buono, mi piace questa cosa. Aia. Ah, aia. Stupidaggini. Pinzellacchere. Ok, questo ce lo porta a livello 13. Ottimo, direi.
come Grey. Ottimo, direi. Adesso ne passiamo lui Sblabanza e noi Slinzy. Andiamo di qua. Saliamo di qua. E andiamo a uccidere questo qua. Via. Mi ero bloccato. Spiritoso, spiritoso. Ok, andiamo giù e distruggiamo questo. Via, 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 via. Tan, zang, zang. Grande. Apriamo, vediamo cosa ci dà. Il cappuccio da livello 20 a livello 26. E mi sa che l'abbiamo completata questa zona qua, vero? Ok, andiamo a... Non così però. Vabbè, ormai ci siamo. E direi di andare subito a salvare. Così, blam. Salvaggio. Corribande, scorribande, scorribande, bande, bande, scorribande, bande, bande. Entriamo in quella caverna. In questa qui, livello... Azz, nupetone. Livello 40 è alta. Proviamo. Signori, proviamo. No, che torniamo. Veniva da fuori, torniamo indietro. Ormai ci siamo dentro un po', lo dobbiamo uccidere sto posto, no? Ci facciamo un po' di esperienci. Guarda, guarda, guarda. Sto stando bravo. Dai, che forse senza prendere danno ce la facciamo. Grande. Bravo. Aspetta, aggriamone un po'. Via, via, Madonna mia, cioè, meglio di Dark Souls, cacchio. Cacchio, veramente che giocare a certi giochi ti aiuta, eh? Uè, 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 Madò, che schivate, proprio zig e zaghelo. Cioè, una strage, ho fatto una strage. È stato molto carino la cosa. Però adesso c'è quello lì. Questo qua rompe le scatole. Però questo qua lo facciamo fuori così. Mi sta addosso proprio. Ah! Mi sa che morirai, lo sai, vero? Proprio sei destinato a morire. Guarda. Mi stavo detto che morivi. Abbiamo fatto un livello qua dentro, signori, ma la stragrande. E ci dà un cappuccio livello 36. Possiamo uscire da qua. Lì sembra sospetto. Dove? Là.
Dai, 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 dai. Picchialo, 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 picchialo. Bene. Poi, voi. Facciamo una strage, così prendiamo XP. Dato che ci servono XP. Intanto... Oh no! Spero che non mi debba rifare il dungeon. E mi sa di sì. Mi sa di sì. Vabbè. Non è un problema per noi, perché ce lo rifacciamo. Oh, che strage proprio. Via, 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 via. Io ho una strage proprio. Stavolta l'ho preso il danno. Ok. Ci prendiamo questi. Andiamo giù. Ci prendiamo questi. Questi due. Distruggiamo qua. E ci prendiamo anche lui. Ci prendiamo un po' di mana. Distruggiamo anche lui. Così facciamo XP. Experience point. Siamo una macchina da guerra. Vai, vai, signorino. Morirassi. Grazie. Faccio fare un po' di danno a lui. Nel frattempo prendo questi. Ok. Due, tre, via. Un, due, tre, morto. Ok. Torniamo indietro. E questa volta non facciamo più gli errori di prima, eh. Sì, grazie. Allora, a questo punto andiamo a salvare, perché così non la rifacciamo di nuovo. Ok, grazie. Salviamo. Bam, sveniamo. E c'è un draghetto lì. Sarebbe bello andarlo a prendere. Buongiornissimo. Aspetta, aspetta, qua c'è qualcosa di nascosto. Esatto, infatti. Andiamo qua. Anche qui c'era qualcosa di nascosto. Qua non c'è niente. Qua ci dà un... una cesta che non dovrebbe essere assolutamente aperta. Cioè, non c'è la chiave, non lo so. Magari non l'ho vista io la cesta con la chiave. O magari perché faceva parte della quest. Ci sta sdrenando, ci sta facendo malissimo, quindi facciamo così. Nei dungeon sono più bravo. Sì, abbiamo salvato, quindi non è un problema. Vai, vai. Via, via, via. Sei un pirla, Iota. Sì, grazie, lo so. Dai. Va bene, va bene. Muori. Ok. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui neanche a pagarlo. Perché
proprio coriaceo questo qua. E io ci vado addosso un po' troppo. Ok. Ah, ripoppano come forsennati. Come forsennati. Vai, selvaggio. Perfetto. Ok, andiamo a prenderci qualcosa qua di nascosto. C'è sempre qualcosa di nascosto. Eh? Quello non è il codice che stiamo cercando? Sì, posso, prendiamolo. Per te è facile. Guardalo. C'è coso qua. Quello che fa male. Migliore tecnica è stargli così. Che tra l'altro quello che c'ha lui, quella testa lì, come si chiama? Quell'elmo lì ce l'ho anch'io. Ok, via. Vabbè, bastava fare così praticamente. Ma che figata. Mi piace sta cosa. Sì, ma sicuramente appena lo prendo. E invece no, c'è qualcosa che sta cercando di aiutarci a trovare il tesoro. Mi sembra anche che ci stia mettendo alla prova. Ok, consegniamola a Cara Loft. Ci siete davvero riusciti? Sinceramente non pensavo che l'avreste fatto. Tesoro, arriviamo, mi chiamerò appena le parole saranno completate, sono completamente decifrate. Ecco la vostra ricompensa. Armatura carnammato peloso. Ok. Wow. Zavanaus. Ok, questo. Giriamo di questo. Allora, noi abbiamo questo. Questo ci toglie, però ci dà più quello lì. Più 51 di quel... Mamma, mana. Non è mana. Cos'è quel più 3 lì? Non mi ricordo. Però va bene. Mi sa che il migliore è questo. Che ci dà la vita. Vediamo qua cosa abbiamo. Questa 6-11. Finestra d'attacco più forte. Sì, l'attacco più forte è 6-11. Già. Meno che c'è questo. No, 6-11 è l'attacco più forte. Poi ci abbiamo 11-2, che è quello che stiamo indossando. Andiamo, 11-2, meno 38. Di difesa più 38 di attacco, però. Bella domanda. Cioè, se io metto questo, al posto di questo, questo ci dà 18-19... Questo ci toglie però la difesa. Praticamente se ci prendono ci sderenano. Quindi, cioè, devi essere bravo a schivare. Vabbè. A livello 35. Dov'è Cara? Aspetta, c'è un pezzetto di carta lì. Gigantesco. Se state leggendo questo vuol dire che me ne sono andata. Non venite a cercarmi, Cara Loft. Cioè, del tipo, vienimi a cercare. Cara, quella cacca di cane. Va bene. Cacca di cane, sono loro, sono gatti. Sta cercando di accaparrarsi tutto il tesoro. Segui la sua traccia per tutti i nemici. Comunque sia, una che vuole scappare, di certo... Non lascio un bigliettino. Però siamo qui per divertirci. Eccolo qua. Attenzione, quello è un altro pezzetto di carta. E ci sono anche dei banditi. Sì.
Sono forti, sono veloci. Anche i bambini stanno cercando il tesoro. Forse per questo che Kara è fuggita. Quel gatto con il pelo bianco sembra avere molto potenziale. Sarà il candidato perfetto. Che Kara è riuscita a decifrare una parte. Intanto ci riprendiamo tutto questo. Madonna, ci hanno fatto malissimo. Non seguirmi. Vai via. Ok. Prima i bambini sono rimasti furfanti. Uè, proprio stragiona qua. Ma è una strage, per l'amore del micio dei micio dei. Pare proprio che non ci sia solo un gatto che voglia quel libro. Praticamente tutto il mondo vuole il libro. Sembra che il gatto bianco venga evitato. Gli altri sono invidiosi del suo valore. Seguiamo questa striscia. Ok, poi si scende da qua, si arriva lì, ma qua c'è un save point che lo utilizziamo per salvare. Sal jump. Ok, siamo qui. Eppure il gatto bianco resta gentile e leale. Dovrei chiedere il suo nome? Dimmi, come si chiama? Non ci saranno molti gatti bianchi in giro, giusto? Non credi che sia... Ci chiamano. Attenzione, è lui. Sono contenta che voi gatti abbiate ignorato la mia nota e che mi abbiate trovato. Pensavo di essere spacciata. Sembra che tutti vogliono quel tesoro, ma sarà nostro. Hai gatto... completamente ragione, ho anche quasi decifrato tutto. Ci vediamo in città e andremo a prendere quel tesoro. Yeah! Level 33. In città intende proprio la città quella? E qua c'è anche la quest. Ma questo è un gatto bianco? È lui! Vai alla baguette, mi dice se vuoi parlare con me ora ci vai. Vediamo. Aspetta. Cioè, scusa. No. In città, in senso che dobbiamo tornare nella città da dove siamo venuti? Ci proviamo. Andiamo nella città da dove siamo venuti. Rabbrividiamo. Sì, hai ragione. Però in teoria il fuoco dovrebbe fargli molto più danno, perché lui è del ghiaccio. E invece no. E invece no. Allora, sveniamo. Così salviamo la partita. E andiamo qua. Livello 40, il tesoro, la facciamo, anche se è più alta, Ci proviamo. Finalmente siete qui, ho delle buone notizie, parlaci del tesoro. Ho decifrato tutto il libro, bravissima! E ho scoperto che sei il tesoro. Beh, il tesoro è... Eh? Tu stai scherzando? No. Salute sangue di drago, siamo gli antichi, i primi sangue di drago. Ti abbiamo rivelato il nostro codice che ora non rimane altro che consegnarti il nostro tesoro. Sono questi i tuoi antenati, amico? Sì, dateci il vostro tesoro. Il nostro tesoro è solo per i veri sangue di drago, quindi dovremmo combattere. È il momento di dimostrare di essere degno. Vai! 4, il tesoro. Ciao! Ah, ok, pattern è quello. Via. Dai,
Ci ricopriamo un po' di mana e ci curiamo. Full vita. Via, via. Vai, dai, via. 1, 2 e 3. Forza e coraggio. Anche questo, stessa cosa. Aia. Ho fatto malissimo, ho sbagliato la tempistica e mi sono fatto male. Intanto ci andiamo full vita, non ce n'è più. Ok. E adesso incominciamo. Via. Ok. Eccellente. E ora il gran finale. Porco Giuda! No, ma c'è, ma così? Cioè, me lo dovevi dire prima, però, eh. Non ho neanche lo scudo. Cioè, sarà un bel combattimento. Soprattutto se riusciamo a evitarlo è meglio. Via. Ma che bello però, eh. Via, via, via. Aia. Fatto male, lo sai, vero? Via, via, via di nuovo. Ah, allora, Iota. Stavi giocando benissimo. Doppio attacco. Via. Curanci. Via. No. Cura. Via. Tac, tac. Cura. Via. Devo cercare di evitare quella lì. Meno male che abbiamo la magia di cura. Ci fulliamo. No. Queste cose stupidangi. Via. Cura. Via. Cura. Ora lo fa. 1, 2. Bravo. Facciamogli un po' di danno col fuoco. Con la sua stessa arma. Ci curiamo. Via. Via, 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 via. Malissimo. 1, 2. 1, 2, 3. Cura. Via, 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 via. Grande Skivatz. Via, via. Grande Iota. Lemoruto, livello 34. Yeah, yeah, yeah. Hanno sbisbigliato. 2. Sono 7. Il nostro tesoro è ora tuo. Grazie. Dammi la super spada super fighissima di quelle Saiyan. Tipo, yeah, spacco tutto, ammazzo tutti. E dov'è il tesoro? Ah, è qua. Quindi, come dicevo, il tesoro sono la conoscenza e l'esperienza. What? Dovete... Sarai senza dubbio molto più potente ora. E poi io ora conosco la storia che c'è dietro il primo lignaccio del sangue di drago. Kara ti dà il vecchio libro. È tutto lì dentro. Credo che lo troverai molto interessante. Beh, ci vediamo, gattini. Vediamo chi è quel gatto bianco. Il primo sangue di drago. È Dracot! Dracot è diventato famoso come grande leader salvatore. Sicuramente ci porterà alla vittoria nella guerra contro i draghi. Veramente? È lo stesso Dracot? Ah, beh, un giorno lo scopriremo. Senti l'esperienza del sangue di drago per entrare dentro di te. Livello 36, tanti puntoni e tanti soldoni. Va bene. Guarda che stupidi che muoiono senza fare niente, guarda. Grazie. 55. Svenianci. Solo per curiosità. Ah, abbiamo finito tutto, ok. Però avevamo una quest là sotto. Aspetta. Io direi di... Certo. Una. E questa. Quella della cura costa un casino di soldi. No, curiamo anche le... Prendiamoci anche questa del fuoco. Esatto. Ma possiamo ancora upgradarla?
Fino a che... fino a quanto possiamo paragadarla? Certo, voglio essere potentissimo io. 700 non ce l'abbiamo. Questo è il livello 60, vero? No, 45. Ma facciamo tanto danno adesso. Spammano ghiaccio a manetta questi. Proprio... ok. Questa... livello 30, facciamola. Cioè, senza indugiare proprio. Meno male che abbiamo upgradato il fuoco. Ok, adesso però dobbiamo recuperare un po' di mana. Ok. Uno. Prendiamoci questi. Distruggiamo un po' qua. Ok. Dobbiamo fare per forza così. Uno e due. Via. Grazie. Vediamo cosa c'è. Che spada brutta. Ciao. Però è carino questo, questo mob è veramente carino. Quindi ci curiamo di 95. Ma facciamo un danno della Madonna. Buonissimo, mi piace. Dammi la chiave. Sa dove si trova la chiave? Solo dopo aver completato il gioco? Spero di no. Perfetto. Questa è la magia. Certo. Via. Questa volta forse ci ha colpito. No. Ci ha colpito adesso. Grazie. Poi andiamo di qua. Così andiamo a salvare. Ci dovrebbe essere una... ok, sei morto. Di zampette. Salviamo. E... il sentiero per camminare sulle acque. Ma lo scopriremo la prossima puntata. Quindi per oggi è tutto. E spero vi siate divertiti, spero vi sia piaciuto, spero vi piaccia questo tipologia di gioco, questo gameplay. È solamente per divertirci, per passare una mezz'oretta insieme con l'umorismo di questo gioco. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete iscrivervi. Io, di solito non lo dico mai, non importa più di tanto, se volete semplicemente supportare questo canale fatelo. E un ringraziamento particolare va a PukiPuki95 per il design, per la grafica che è in fase di refactoring. E alla prossima. Ciao a tutti e bye bye!